Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Space Purge, Minecraft Adventure Map. Il mio nome è come sempre qui Tono Eite e quest'oggi siamo tutti qui riuniti ancora con i capelli orribili per entrare nel maintenance shaft e vedere un po' cosa succede. Pensavo si dovesse andare giù e invece il gioco fa no, su devi andare. Perché nello spazio non esiste sopra e sotto, e quindi noi maintenance shaft possiamo metterli dove cazzo ci pare. Mi sembra giusto. Salve. Oh mio Dio, siamo sopra. Siamo sopra l'astronave, va che bella, va che bella. Sì, in effetti a vederla da fuori non sembra oggettivamente l'astronave dei cosi, quella che avevo visto, cioè quella dei droidi di Guerre Stellari. Però da dentro sembrava un po' con questa struttura circolare, a primo acchito. Oh! Navigational beacon! Bene, che devo fare? Manual override, io ti override manualmente, abbiamo acceso il beacon. Beacon activated. Auto return signal sent to Muskrat. Access to lower docking bay via the access tunnel has been granted. Dove? Cosa? Scusa? Come? Che succede? Ah, forse sotto. Sotto. Vi ricordate che c'era un pezzo? Secondo me posso andare ancora più giù. Può essere, eh? Perché lower docking tunnel, suppongo. Infatti, qua c'era una cosa, se vi ricordate, yes. Ed eccoci qua, e adesso siamo... La Muskrat! Dentro. Perfetto. Quindi, questa è la nostra nave per andarcene. Salve, Muskrat! Come stai? Ti ricordavo più piccola. Come ci entro io? Vabbè, qua ci posso entrare. Ok, ma che bella l'interno di questa cosa. E se tiro questa? Main engine start, engaging warp drive. Oh Gesù. The Muskrat hurtles to space on its way to the asteroid. Ah, quindi stiamo andando all'asteroide. Ok. Tutto sembra a posto finché... Oh merda. Cabin status pressurized. We have stopped. Tutto il computer, la maschera. Tutti i sistemi sono... The main system must be corrected. Then a complete system restart will be required. Ok. I can depressurize the cargo bay to allow you access. Ok, depressurizza tutto. Depressurizzamelo. Find a way to the top of this vessel and activate the navigation and propulsion system. Ok, dobbiamo andare sulla cima di questo... della Muskrat. Bene, arachnidi. 3, 2, 1... Merda. Ah, ma tanto siete... Aha! Vi meno col potere della... Nonna santa! Sono tanti. Mamma, sono tantissimi. Aha! No. Cattivi. Dio che schifo! E smettetela di spawnare! Ah! È tipo il mio incubo peggiore! Mamma! Entra! Dove cazzo sono? System restart. Devo attivare i sistemi prima. Ok. Oh merda! Ma io siete scemi? Giù! Brutti. Brutti ragni di merda! Ok, ho preso una pozione della rigenerazione. Quindi. Oh, mi stanno buttando giù! Ok, guidance system online. Perfetto.
I propulsori. Tacci. Vostra. Ma quanti sono? Cos'è? Aliens from Outer Space? Diamine. Dovete morire tutti male. Ma tutti malissimo. Buongiorno. Ho pure lanciato la spada. Sono un cretino. Credo di aver premuto Q per sbaglio. Merda. Ok, corri. Ma è lì. Bene. Quindi no, donna santa. Ho lanciato la spada quella dura oltretutto. Ma va bene così. No, non va bene. Mamma. Nope. Peach. Ok. Non ho, ho un'ultima regeneration motion, ma voglio tenerla per il boss. Quindi niente. Sare tutti a fanculo. Oh merda. Ah! Ah! Sei troia. Sei un sacco troia. Non dovete cagare il cazzo. Donna mia, i ragni come sono difficili. Vado. Ma che pezzo di merda. Sei stronzo però. Leggermente inasprendo. Ma proprio leggermente. Perché non posso tirare la leva? Io mi chiedo. Da lì sopra dovrei poter tirare la leva. Ah! Signori, abbiamo un fottuto problema. Ok. Va bene, voi salite stare là e io vengo di qua. Merde. Perché non mi fa tirare la leva? Non mi fa tirare la leva. È lì la leva, la posso vedere, la posso anche rompere. Perché non posso tirarla? Ah. Ok. Pezzo di cacca. Ok, questo è andato. Adesso me la fa tirare. Per qualche strano motivo. Madonna. State portando lontano dal mio obiettivo, ragazzi. Ciò non va bene, perché il mio obiettivo è semplicemente questo. Tada. Sottoia. Sottoia. Mototoia. Tocci tua. Quanti siete? Quanti siete? Quanti siete? Scusatemi, potete contarvi e dirmi quanti siete? È stato un cazzo di piacere. Oh merda. Merda, merda, merda. Ho missato, mamma. Ho missato. Sì. Merde. Ok. Sì. Abbiamo pilotato il vascello fino all'asteroide. Ok. Dobbiamo cercare 9 pezzi di malachite. Ma attenzione, comandante, non sarai da solo. Grazie. Ho un Iron Sword di merda. Sento già roba brutta. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Volevo concludere, ma... Oh, salve. 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 Come andiamo, Enderman? Tutto a posto? Fantastico. Io non vi cagherò.
Facciamo così, io non vi cago, voi non cagate me, siamo tutti amici. Mi sembra una gran cosa, giusto? Quindi. C'è questo asteroide, noi stiamo cercando i 9 pezzi di Malachite, giusto? Giusto, Quittolo? Come li troviamo? Allora, proviamo a risalire in cima giusto per dare un'occhiata, perché io ho visto gli Enderman e tipo sono scappato come una donnicciola. Ma in realtà, forse dovremmo guardarci un po' intorno. Voi che ne dite? Allora. Fatto è che non voglio guardare troppo in alto. E c'è uno spawner di Enderman, va bene. Ah, qua sembra non esserci nugazzo. Giusto. Giusto. Quindi è per forza tipo o dentro l'asteroide, ma non credo di poter, infatti. Non posso scavare. Quindi io scenderò il più scendibile possibile. E vedremo se riesco a trovare tipo Malachite. Che cazzo, sto cercando 9 pezzi di Malachite su un asteroide senza avere la minima possibilità di trovarli, secondo me, perché perché devo creare ovviamente un cubo di Malachite nel teletrasporto. Ora, voi sapete tutti che io sono un abile parkourista, no? Rompo le mappe col parkour. Quindi quando sono in queste situazioni ho sempre paura, ma tanta, di sbagliare qualcosa e tipo rompere la mappa. Buongiorno, mi sa che mi sono fregato con le mie manine. Sì. Aia. Attenzione. Vabbè, tanto dovevo morire. Quindi questo va bene. Allora. Buongiorno. Pezzi di Malachite. Dove cazzo li trovo dei pezzi di Malachite? Invece il fatto che i miei razzi illuminano in giro, e anche la nave in generale dia un po' di illuminazione. Mi piace molto sta cosa. Ma quella è diversa. Mi sto chiedendo dove potrei trovare io dei pezzi di mana, cioè come li ha nascosti soprattutto, cioè devo entrare in una grotta, magari una grotta da qualche parte. Salve signor Enderman, come andiamo? O devo uccidere gli Enderman che mi droppano Malachite per qualche strano motivo? Credo di no, che li stiamo cercando, non dobbiamo procurarceli uccidendo gente, no? Dai, mi sembra molto stupido. Va bene, allora. Forse devo guardare in cima a questi cosi anche. Forse è per quello che gli Enderman poi diventano particolarmente difficili. Perché se devo guardare in su. Ok, è un'idea del cazzo, vero? Anche secondo me. Va bene, ragazzi, direi che io concludo qui questo episodio. Nel mentre mi scervello un po' su cosa devo fare, il mio nome è come sempre Quinto Noit. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo